Beh, il panettone è ovvio il simbolo del Natale, però è anche una specie di sfida, perché anche mio padre ci metteva impegno e passione, e a riprodurlo come lo faceva lui sarebbe qualcosa di magnifico per me. Quello che ricordo in modo particolare è la gara che faceva mia madre insieme ad altre sue amiche, chi faceva il frustingo più buono. Il consiglio perfetto per il brindisi di Natale, secondo me, è aprire una bottiglia di spumante, che sia uno spumante o un prosecco, è indifferente, l'importante è che sia una bollicina. Cose che non possono mancare, il presepe sicuramente, che non è quello che si va a comprare in bottega bello e fatto, ma è quello che si mette proprio su in cantiere. Solitamente si comincia all'Immacolata, poi chi si impegna un po' di più può partire anche ad agosto. Tantissimi auguri di buon Natale e di buon anno. Buon Natale da Cartigiani. A tutti i clienti di Figo, buon Natale.